Questo video si autodistruggerà fra 3, 2, 1. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Questo sarà un video molto breve, spero, molto sintetico, molto veloce, perché è un video di comunicazioni di servizio e ovviamente non si autodistruggerà da solo, però penso che fra una settimana o qualcosa del genere lo eliminerò, perché dal punto di vista del contenuto non è rilevante per il canale e non voglio conservarlo, insomma, non è importante, ecco, cioè nel senso lo è, forse no, non lo so, deciderete voi. Per fortuna o purtroppo, a seconda della vostra opinione che avete di me o del canale o non so che altro, con questo video voglio dirvi che d'ora in avanti ritornerò a fare quasi ed esclusivamente video in inglese, a meno che non capiti ogni tanto una video recensione di qualche libro che ho letto in italiano, scritto da autori italiani, i video saranno tendenzialmente tutti quanti in inglese. Ci sono una serie di motivazioni dietro questa decisione, alcune personali. Quello che posso dirvi è che ho notato, adesso che ho ripreso a fare video in lingua, che i miei video in inglese hanno più commenti. E lo dico sinceramente senza peli sulla lingua, a me non interessa il numero degli iscritti, non interessa il numero delle visualizzazioni, dei mi piace, dei non mi piace, sono numeri che non guardo. Anzi, lasciatemi dire soltanto una cosa sui non mi piace: penso che i non mi piace siano il più grande atto di vigliaccheria di tutti i tempi, perché ci sta che un mio video può non piacervi, sarebbe anormale se tutti i miei video vi piacessero, cioè alcuni non piacciono neanche a me, voglio dire, è umano. Però secondo me mettere un non mi piace senza lasciare un commento e fare una critica, possibilmente costruttiva e non offensiva, non ha senso. Perché se il video non vi piace, ma non mi dite cosa non vi piace del video che non vi piace, come posso correggere la cosa che non vi piace del video che non vi piace? Cioè, è impossibile farlo, perché non lo so, perché non me lo state dicendo. Quindi i non mi piace vanno benissimo, sono delle forme di critiche costruttive, se però queste critiche sono esplicitate nei commenti, altrimenti siete soltanto persone che non hanno gli attributi di dire ciò che pensate. E questa è vigliaccheria nel mio vocabolario, forse nel vostro no, però vabbè. Anyway, tornando al discorso principale del video, sono estremamente felice e grata ad ognuno di voi per essere qui, per il fatto che guardate i video, per il fatto che li commentate, però non guardo i numeri, non mi interessa, non mi è mai interessato. Io sono qui perché voglio discutere, perché voglio parlare di libri con qualcuno, perché voglio ricevere un feedback. E purtroppo ho notato che i miei video in italiano hanno pochissimi commenti, pochissime persone commentano, ad esempio su 300 visualizzazioni ho 2 se non un commento, e la cosa mi dispiace perché significa che non ispiro conversazione, non vi faccio venire voglia di rispondermi nei commenti, di darmi un feedback, il che va benissimo perché ognuno è libero di fare ciò che vuole, non voglio assolutamente forzare nessuno, però nei video in inglese ho molto più feedback, molte più persone commentano, molte più persone sembrano desiderose di parlare di libri con me, ed è questo il motivo per cui io sono qui, questo è il motivo per cui lo sto facendo e questo è il motivo che mi ha spinto a iniziare a fare video illo tempore quando ho cominciato. Per questa semplice ragione continuerò a fare video in inglese, perché mi piace parlare di libri con le persone che mi seguono e che io seguo, persone con cui ho delle conversazioni, persone con cui poi parlo su Goodreads, persone che seguo, insomma, cioè è bello avere un feedback e poter mettersi a parlare di libri, pur non avendoli letti, chi se ne frega, però c'è una conversazione, c'è un dibattito su ciò che io amo, ovvero i libri, è il motivo per cui sono qui. Quindi volevo soltanto dirvi che d'ora in poi questo sarà quanto succederà, spero che alcuni di voi continueranno a seguirmi nonostante questa decisione, e a tutti gli altri è stato un piacere avervi qui con me, e questo è tutto. Quindi vi auguro una splendida giornata e per chi resterà ci vedremo nel prossimo video. Un bacio, ciao!